Amici, oggi sono qui per parlarvi del Marocco, sempre Tanger. E penso che questa è l'esperienza più bella che abbia mai passato nella mia vita. Beh, dico che ho fatto 8 mesi in Repubblica Dominicana nel mio passato, ho fatto 1 anno e mezzo negli Stati Uniti, ho vissuto un po' in Germania, ho fatto Francoforte, Monaco, un po' al nord. Poi sono andato a Londra per 1 anno. Se avete visto gli altri video, e adesso ho deciso di venire qui in Africa per fare il Nord Africa, Marocco, e non sono pentito per niente, per il semplice fatto perché qui la vita è molto più pura rispetto all'Europa. Perché è più pura? Perché qui la gente non si ubriaca. Ma come? Noi vediamo in Italia gente che si ubriaca, anche marocchini, e qua io non ho visto uno. Perché i bar che ci sono, quelli, diciamo quei bar di sera, sì, sono tutti uomini che vanno, è difficile che va qualche ragazza, magari va a bere qualcosa, ma difficile, se va accompagnata, e bevono il tè, bevono tutte queste cose qua, il tè alla menta, tè verde, che è una bontà qua, veramente buonissimo. Invece in Italia sembra che la gente non può più bere l'acqua, non può più bere una bibita normale. Quando arriva al bar deve bere per forza la birra, deve bere per forza il vino. Cioè, diventa come una cosa obbligatoria l'alcol, proprio essere alcolista così. Per me è essere alcolista, perché non è più un'esigenza, non è una cosa che uno chiede una volta ogni tanto, no. Se non bevi la birra, se non bevi quello, praticamente non puoi stare senza. E qua no, su questo è un paradiso, su questo punto di vista, no? Perché la gente non beve, non si ubriaca. Io ti dico, ho girato dappertutto e vedo così qui. Quindi su quel punto di vista è un paradiso, per chi odia l'alcol, qui è veramente un paradiso. Poi la vita qui scorre piano piano, non fa caldo come in Italia. Uno pensa, ah, vado in Marocco, chissà quanto caldo fa. Boh, a Tangeri vi dico che ventilato, 23 gradi, c'è cioè un po' il venticello, si sta benissimo. È tipo i Caraibi, che era venticello, solo che i Caraibi se in questo periodo ti mangiano le zanzare. Invece qui le zanzare non esistono, almeno per il momento io non ne ho viste, eppure è un periodo che se vai a San Domingo io ho dovuto buttarmi in piscina dalle zanzare che mi attaccavano. E allora, i bambini che giocano. E allora, cioè, ditemi voi se non è buono. La frutta tropicale si trova anche qua, solo che il mango e la papaya mi sembra che è importato. Mo' hanno cominciato a metterla anche qua la papaya. Però le ciliegie, i meloni, le mele, e poi cos'è che. Sì, boh, parecchia frutta si trova qua. E le arance soprattutto, che le importano anche in Italia. Non lo so, quelle che portano in Italia mi sembrano un po' diverse. Quelle che mangio qua forse le importano semi-mature, non lo so. Vi dico solo che le arance che mangi qui sono succose, col succo proprio dentro, e sono una bontà, buonissime. Però non sono sanguinelle, sono quelle altro tipo, no? Ci puoi fare le spermute buonissime, no? Poi cos'è che volevo dire? Sì, boh, le banane si trovano anche. E poi la gente mette quella vestaglia lunga, quella tipo che si usa in moschea, no? Vedete, come adesso questo qui che passa? Ecco, usano queste vestaglie. Ancora questo insetto, madoncino. Oddio. Un insetto strano, te. Non voglio farmi mordere, se no mi si gonfia tutto. C'è un insetto nero tutto strano. Ormai in Italia gli insetti li hanno ammazzati tutti, con tutte le cose chimiche che ci mettono sull'erba dappertutto, non esiste più un insetto. Cioè, un altro po'. Poi parlano che devono mangiare gli insetti. Ma cosa vuoi parlare? Mangiare gli insetti di cosa? Quello che vi dico. È bello perché qui si vestono anche colorati, però si vestono come, diciamo, come i tempi vedete questa? La vedete questa? Tutta colorata, anche col vestito, a lei piace così. Quello vi dico, è un hobby, no? Diciamo, è un hobby, cioè la gente piace vestirsi così e allora bisogna rispettare.
io non rispetto quelle in Europa, in America e tutto via, e anche se sono cresciuto da quelle parti e sono italiano puro, 100% della mia famiglia, però io certe cose non le accetto più, le volgarità e tutto il resto. Ma non perché mi sono fatto musulmano, già prima mi dava fastidio, perché una deve andare a mostrare il corpo in giro per far recitare tutti? Cioè, a me mi faceva salire l'adrenalina a guardare. Allora è giusto come dicono, bisogna stare coperti con le cose là, no? E poi niente, su questo si vive tranquillo. A parte stanotte che uno suonava il tamburo alle 2 di notte e può capitare, eh? Qualche matto, non lo so. Se no il resto è tranquillo, eh? La gente è tranquilla, vedete, cammina. Qui siamo in periferia ed un furgone e c'è anche il bus che porta i bambini a scuola. La vita scorre tranquillo, non è male. Possiamo andare a vedere più qua, i tetti non ce n'è più adesso. Mi piace perché non si muore di caldo. Invece se andate in altre parti dell'Africa si muore. Magari è più a sud dove c'è Sahara, si muore. Qua siamo un po' distanti da Sahara. Una bella giornata, un bel cielo azzurro. Quando sono andato via dal Ticino alla Svizzera piove sempre. Quando inizia a piovere lì piove anche 40 giorni. Poi dicono, ah, ma deve piovere perché c'è bisogno di acqua. Ho capito che deve piovere, c'è bisogno di acqua. Ma l'inverno non può piovere, no? Deve piovere anche in estate. Allora cosa facciamo? Cioè, stiamo lì a guardare ogni secondo? Boh, per adesso serpenti non ne ho visti. Eppure siamo qua in un'erba abbastanza, ma magari non ce n'è neanche qua. Sono più nel deserto quelle parti lì. Boh, una casa qua si può comprare a 20-30 mila, appartamento così non è poi tanto male, se uno si organizza, se uno piace qui, perché mangiare è sano, non più come quello d'Europa, carne d'ormoni, tutto salutare, come ai tempi anni 70 in Italia, vedevi la roba un po' bruttina, sceglievi, no? Invece adesso è tutto bella perché è imbottita di fitofarmaci, di schifezze, come vi ho già detto, no? Solo che alcune cose che sono importate costano, cioè questo è un po' il problema, come in tutti i posti, non solo qui. Sia la parabolica, si vedono parecchi programmi, Marco 2, poi si vede molto Dubai, i canali di Dubai, che sono belli anche quelli, ci sono anche telenovele da ridere, c'è una bella televisione qua, la bella televisione è perché è una televisione pulita, non una televisione sporca, volgare, scandalosa perché fanno vedere il seno, il sedere, va bene, si saranno anche abituati in Italia, non ci faranno più casi, c'è una cosa normale, però è sbagliato, è veramente sbagliato questa cosa. Sto guardando l'insetto che magari arriva e mi distrugge. Ok, è andato via. E allora a me piace più vedere la gente questo modo, no? Vedete? La gente col fazzoletto, a me mi piace. Anche la mia donna lo porta il fazzoletto. Non lo porta sempre, però quando lo vuole portare lo porta. Per dire. E allora rispettiamo. E qua non fanno vedere le forme, non fanno vedere il corpo, è giusto così. Però se sono stati abituati lì dai banchieri in Europa che comandano troppo di fare in modo che la gente deve essere volgare perché loro non hanno, diciamo, sono dei satanisti, a loro non interessa che una persona deve rispettare Dio, andare vestito in un certo modo. Loro vogliono che devono andare tutti nudi, magari metteranno una legge, andate tutti nudi. Magari solo con una spaccata, così pieno di tatuaggi. Questo è il loro modello. Il loro modello. No, loro fanno in modo di criticare il modello di qua. Però alla fine, se noi guardiamo la differenza tra qua e là, qua sono corretti, sono puritani. Perché se tu vai qua in giro, non vedi una che va in giro sexy. Non ne vedi una. Vedi un'altra col fazzoletto lontano, vedete? Lo vedete distante? Poi qualcuno va anche senza fazzoletto, però lo stesso non va vestito in un modo che si vede la spaccata del seno o la schiena o il sedere, quelle cose lì. Massimo si mette un jeans, a volte capita, si vede un po' le forme, non è proprio che qui tutto, però vedi, qua si vede pure qualche farfalla, lì non se ne vedono più perché le hanno uccise tutte. E allora
Se siete persone, non vi piace la volgarità, le scandalose, tutto qui è il posto perfetto. Ma anche una donna che viene qui dall'Europa dice: ma a me non mi piace vestirmi coperta. Ma non è quello, puoi mettere anche la maglietta a mezze maniche. Però deve essere tagliata in un modo che gira, che non fa vedere il taglio del seno. La parte sotto deve arrivare sotto la gonna fino ai piedi, non più corta. Ci sono un po' di cose, regole, ma non è che non mettono tipo canottiera anche qua, però deve essere un po' tagliata qua, una certa altezza. E poi per il resto sono carine le case, le vedete? Qui siamo in periferia. Poi dopo vicino al mare vedremo. E per il resto niente, non è niente di difficile da rispettare qua. Qui è una bomba su quel punto di vista. Il mangiare è una bomba perché è salutare, proprio squisito, proprio ti lecchi i baffi. Anche quando vai a mangiare le brioche si sente che è tutto naturale la roba. Invece adesso l'Europa sì, è buono, però alla fine l'unica cosa è che qua costano parecchio le pelati. Le pelati, una scatola di pelate doppia può costare anche quasi 2 euro, 1,70 euro, cioè è un po' caro. Quello, questo lo posso dire, è un po' caro su quel punto di vista, però magari puoi mettere i pomodori veri, freschi. E poi tutti questi taxi che girano ogni secondo. Cioè, adesso devo andare. Gli ho detto già abbastanza. Comunque io, per le persone che vogliono la libertà, stare alla larga dei banchieri, da tutte quelle regole che hanno messo, di tutte quelle rotture di scatole, della gioventù che hanno rovinato, hanno fatto di tutto, che anche nelle scuole una ragazza non può restare vergine, perché c'è lo scandalo che se no viene emarginata, e questo è veramente uno schifo quello che sta succedendo in Europa e nel resto del mondo. Mentre qui questo non succede. La ragazza è vergine fino al matrimonio. Poi uno può essere anche non d'accordo nei miei confronti e magari dirà, mettere che non gli piace il video, a me non mi interessa. Però vuol dire che a quello gli piacciono le prostitute, basta. A me mi piacciono le brave ragazze, io una ce l'ho. Se siete con me, vi piacciono le brave ragazze e tutto, questo è il posto giusto, il posto perfetto. Naturalmente dovete cambiare religione, perché quella religione lì non vale niente. Anzi, sta dalla parte del diavolo. Il prossimo video che farò ve lo farò vedere. Ok? Vi saluto. E buona continuazione e spero che vi piacciono i video, perché io ce la sto mettendo tutta per farvi vedere le cose. Ciao a tutti.